nell'amore di Dio? Stai camminando nella luce dell'amore di Dio o vivi ancora nell'odio, nell'egoismo, nell'invidia, nella gelosia? Vivi ancora nel mondo della menzogna? Hai già ricevuto l'amore di Dio dentro di te? Hai già ricevuto il dono della grazia, la fede? Hai trovato la luce? Caro, questa è la cosa più importante. Non quanti soldi abbiamo, non se abbiamo i vestiti di marca o se abbiamo le belle macchine parcheggiate nel garage. No, le cose più importanti sono le cose dello spirito. Cari di Rapallo, è ora di risvegliarsi dal torpore, dall'inganno, dall'oscurità. Dobbiamo risvegliarci. Non possiamo vivere solo di illusioni. Il regno di Dio è vicino, dice questa parola. L'abbiamo fatta stampare apposta. Qui dice: il tempo è compiuto. Sono le stesse parole di Gesù scritte nel Vangelo. Il regno di Dio è vicino, dice Carlo. Il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Cari, in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, abbiamo bisogno di ritrovare la fede, una fede vera, una fede autentica, una fede solida, una fede rocciosa, vigorosa, non solo a parole, ma in fatti e in verità, una fede messa in pratica. Molta gente oggi dice: io credo ma non sono praticante. Come puoi dire di credere se non sei praticante? Caro, la vera fede va vissuta. Alleluia, la vera fede va messa in pratica, cari di Rapallo. La vera fede senza le opere è una fede morta. L'apostolo Giacomo scrisse nelle Sacre Scritture che la fede senza le opere è una fede morta, inutile, è una fede che non serve a nulla. Oggi molta gente dice: io credo ma non sono praticante. Ma cos'è questo, cari? Se tu hai vera fede devi praticare la parola di Dio, se hai vera fede devi praticare l'amore, il perdono, la misericordia. Se noi abbiamo una vera fede in Dio, dobbiamo amare Dio attraverso l'ubbidienza. Dio vuole vedere in noi il frutto della fede. Ce l'hai tu il frutto della fede? O in te ci sono soltanto frutti marci, frutti peccaminosi, frutti di peccato? Cosa c'è nella tua vita? Ci sono dei buoni frutti? Gesù ha detto che ogni albero che non dà buon frutto, ogni albero che non dà buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. La nostra vita è come un albero e la nostra vita deve dare buoni frutti, frutti di pentimento, frutti di amore, di perdono, frutti di una vita cambiata, frutti di devozione, frutti di adorazione. Si vedono questi frutti nella tua vita, i buoni frutti di cui ha parlato Gesù? Gesù ha detto che l'albero buono non può dare frutti cattivi e viceversa, l'albero cattivo non può dare buoni frutti. L'uomo si riconosce dai suoi frutti, il vero cristiano si riconosce dai suoi frutti, frutti di una vita genuina, frutti di una vita pura, frutti di una vera fede. Ragazze, avete dei buoni frutti nella vostra vita? Il Signore vuol far germogliare nei nostri cuori dei frutti buoni, frutti di un buon carattere, frutti di buone opere, frutti di
una vita illuminata dalla grazia di Dio. Cari, quando la grazia di Dio, tramite la fede in Gesù Cristo, dice la Bibbia, quando la fede in Gesù Cristo arriva nel nostro cuore, quando noi abbiamo una vera fede in Gesù Cristo, si devono vedere i frutti. Oggi molta gente dice di credere con le sue labbra, ma non si vedono buoni frutti, si vedono soltanto frutti cattivi, frutti carnali, frutti di egoismo, frutti di invidia, di gelosia, di cattiveria. Ma il Signore, il nostro Dio, vuole vedere buoni frutti nella tua vita, nella mia vita. Non basta dire con la bocca io credo, se poi col corpo ce ne andiamo a peccare, ce ne andiamo in vie sbagliate. Dio non vuole gente che dica solo con la bocca di credere. No, cari, Dio si aspetta da noi dei buoni frutti. Quanto bisogno che ha il mondo di vedere frutti buoni, frutti di amore, frutti di carità, di vera carità. Vi voglio dire, la carità della Bibbia di cui parla il Vangelo non è dare una monetina a quello che è fuori dal supermercato. Molta gente pensa, io faccio la carità, sono a posto. No, cari, la carità vuol dire l'amore di Dio. La parola carità nell'originale biblico vuol dire l'amore di Dio, l'amore di Gesù. C'è l'amore di Gesù nella nostra vita? C'è il perdono nella nostra vita? Siamo diventati uomini misericordiosi o siamo gli stessi di prima? Uomini cattivi, egoisti, arroganti, ribelli, duri di cuore. È così l'uomo carnale che non crede nel Signore. Così eravamo tutti, io per primo ero un ribelle, un incredulo, un ingrato, un disubbidiente. Bestemmiavo Dio. E se non lo bestemmiavo con la bocca, nei miei pensieri lo bestemmiavo, con i miei fatti, con le mie opere, opere cattive. Ma oggi, per la grazia di Dio, non siamo più quelli di prima. Gesù ci ha salvati, Gesù ci ha illuminati, Gesù ha cambiato il nostro cuore duro in un cuore nuovo, ha rigenerato i nostri cuori e tramite il suo Santo Spirito possiamo vedere dei frutti buoni nella nostra vita, dei frutti che dimostrano l'amore di Dio. L'amore di Dio, cari, è una realtà, non è solo una teoria, non sono solo belle parole, ma l'amore di Dio è una verità. Venga, cari, che il Signore la benedica sia con lei. Ma se guarda, bravo, preghiamo per loro, che Dio li illumini. Quello è un conflitto. Ciao! Vedi, un giorno mi hai preso a pregare Gesù, mi hanno ascoltato il discuto. Lì parla la bocca di tutti. Gesù sa come. Andiamo avanti con la fede. Gesù sa come parlare, c'è gente sorda, cerca. Ma noi pregheremo, predicheremo la parola del Signore. Ascolta, io prego. Prima di finire, in questi minuti che ci restano, il Signore è venuto dal cielo per portare quella luce nel cuore dell'uomo. Gesù Cristo è venuto dal cielo a portare il seme della parola di Dio, il seme della vita eterna, ed è un seme spirituale. Quando Gesù era sulla terra, un giorno diede la parabola del seminatore e Gesù disse: il seminatore uscì a seminare, e lui seminava in mezzo alle strade, ai campi, e c'erano diversi tipi di terreni. In alcuni tipi di terreni duri, ostili, aridi, rocciosi, il seme non poté crescere per colpa del terreno, ma poi
il seme cadde in buona terra, ascolta, buona terra, e il seme produsse dei frutti abbondanti. E poi Gesù Cristo, il Maestro, ha spiegato il significato della parabola. Ascolta un attimino. Gesù ha detto che i diversi tipi di terreno rappresentano i cuori degli uomini, il cuore della gente. Come ci sono diversi tipi di terreni, alcuni più aridi, alcuni più fertili, alcuni più duri, altri meno duri, così ci sono diversi tipi di cuore, di cuori. Ci sono cuori duri di pietra, ma ci sono anche cuori morbidi, cuori umili, ci sono cuori insensibili, freddi, ma ci sono anche cuori aperti, cuori che sentono quella fiamma della fede. Tu che tipo di cuore hai questa sera? Com'è il tuo cuore, ragazza, donna, uomo, giovane, bambino? La parola vale per tutti. Com'è il nostro cuore? Che tipo di terreno è il nostro cuore? Se il seme della parola di Dio scende nel tuo cuore, può portare buon frutto? Il seme della parola di Dio, del Vangelo, può produrre dei frutti buoni nella tua vita? Dipenderà se il tuo cuore è un terreno arido o un terreno fertile. Se tu riconosci di avere un cuore arido, un cuore duro, questa sera ti incoraggiamo a pregare il Signore. Tu gli puoi dire: Signore, oh Dio mio, cambia il mio cuore, togli la durezza, fai diventare il mio cuore un cuore fertile, ammorbidisci il mio cuore, Signore, illumina il mio cuore, perché l'albero che non porterà buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Secondo le parabole di Gesù, gli insegnamenti di Cristo, l'uomo è come un albero. L'uomo deve portare dei frutti, deve produrre dei frutti buoni. Noi siamo simili a degli alberi. Stai producendo dei buoni frutti? Stai portando dei buoni frutti per la gloria e la lode di Dio? O i frutti della tua vita sono frutti corrotti, contaminati, frutti di peccato? In altre parole, frutti marci, frutti cattivi. Cari, che il Signore ci aiuti a essere buoni alberi, ad avere un cuore che sia un buon terreno, fertile, dove il seme della parola di Dio può germogliare, può portare frutti abbondanti. Gesù è venuto dal cielo per cambiare i nostri cuori. Diciamolo così, metaforicamente: Gesù è venuto a fertilizzare i nostri cuori. Gesù è venuto a morbidire i nostri cuori, a sensibilizzare i nostri cuori. Gesù è venuto a liberare i nostri cuori da quella durezza, da quel peccato che ci trascinava, da quel buco che ci trascinava. Gesù Cristo è venuto a illuminare i nostri cuori. Lasciatevi illuminare dalla grazia del Vangelo. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Dice Gesù Cristo nella sua parola: ravvedetevi e credete al Vangelo per ottenere la vita eterna che è in Cristo Gesù. Sia benedetto il Signore, che Dio vi illumini, vi benedica nel nome di Gesù. Amen, Signore.